26 agosto 1789. Questo è un documento centrale perché da questo documento qui derivano tutta una serie di principi che ritroviamo rivisitati, in parte anche rimaneggiati, integrati, sono stati anche criticati, per esempio, da un signore che si chiama Karl Marx, che ha messo in questione questi principi, li ha integrati e ne ha mostrato anche la falsità borghese, l'ideologia borghese, per così dire. Però rimane il fatto che questi principi sono principi che, riformulati, reintegrati, ritroviamo anche nella Costituzione nostra del 48. Dunque, dedicargli un po' di attenzione, adesso switchiamo su educazione civica, ecco perché siamo costretti a questa forma di schizofrenia, ecco, e ritroviamo anche lì, quindi è bene dedicargli un po' di tempo. I rappresentanti del popolo francese costituiti in Assemblea Nazionale, Assemblea Nazionale che nasce dopo il giuramento della Pallacorda, dopo che gli stati generali si erano smobilitati, eccetera, eccetera, considerando che l'ignoranza, l'oblio e il disprezzo dei diritti dell'uomo siano le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, sante parole, chi potrebbe metterle in discussione, hanno stabilito di esporre in una solenne dichiarazione i diritti naturali inalienabili, non ce li possono togliere sulla carta, e sacri, laicamente e anche religiosamente, sacri dell'uomo, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri. Perché declinare la parola diritto senza la parola dovere è operazione falsa, tendenziosa e così via. In quanto cittadino, ciascuno di noi, nella misura in cui ha dei diritti, ha anche dei doveri nei confronti di se stesso, nei confronti del prossimo, nei confronti del corpo sociale. Va da sé. I diritti sono naturali e sono inalienabili. Dietro ci sono 2 secoli di giusnaturalismo, ne abbiamo già parlato, da Grozio a Hobbes a Locke a Montesquieu, eccetera, eccetera. Ci siamo, Cioè, quei diritti che gli inglesi avevano messo per iscritto 1 secolo prima, ecco, li ritroviamo scritti qui, in questo documento centrale. C'era stata anche un'anticipazione qualche anno prima, un decennio prima, nel testo della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, vi ricordate? Non era esattamente identica, ma insomma quei principi lì, i diritti dell'uomo, del cittadino, entro certa misura erano presenti anche là, le premesse c'erano. Affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del potere legislativo e quelli del potere esecutivo dal poter essere in ogni istante paragonati con il fine di ogni istituzione pubblica. Capite? Questi diritti sono la base, sono il fine, sono gli obiettivi, sono la finalità, sono il sostrato verso cui il potere costituito, esecutivo e legislativo, deve dirigere la sua azione. Quindi i diritti sono l'obiettivo, sono il fine. Se ci tolgono quelli, ci tolgono tutto. Quindi la funzione del potere, il potere non sovrasta il diritto, il potere si dà nella misura in cui si dà prima il diritto. Ex facit regem, se con regem intendiamo il potere costituito in senso lato. Affinché i reclami dei cittadini, fondati d'ora innanzi su dei principi semplici e incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. E qui ritorna il termine felicità, come nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Viviamo questa dichiarazione, stiliamo questa lista di diritti affinché le reclamazioni dei cittadini abbiano un punto di riferimento chiaro, distinto, inequivocabile, su cui poter camminare, muovere i passi.
carta canta, scripta manent, cosa antichissima. Io vidi tanti anni fa il muro di un'antica polis greca, come vi ho detto, che aveva la costituzione scritta in greco sul muro. Cioè tu entravi, ti avvicinavi alla città e sul muro di cinta della città ci stava scritta la costituzione. Più chiaro di così. Quindi se qualcuno ti mette le mani addosso, se qualcuno viola i tuoi diritti, tu hai un punto di riferimento certo, inequivocabile, al quale puoi appellarti. Oggi sarebbe la nostra Costituzione. In conseguenza, l'Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell'essere supremo, con la lettera maiuscola, essere, i seguenti diritti dell'uomo e del cittadino. Allora, vedete, qui non si usa più il termine Dio, si usa il termine essere supremo. Dove lo avete già sentito, essere supremo? In quale corrente di pensiero? A quale corrente di pensiero appartiene questa forma lessicale? Quella del deismo. Vi ricordate? Il deismo, questa sorta di religione, religiosità laica, per così dire, che è dedita al culto di una divinità di ragione, una divinità dei filosofi, penso che si possa concepire, ma sì, è stata concepita dunque, va bene? Quindi un Dio aconfessionale, un Dio che è il Dio trascendente della tradizione giudaico-cristiana, va da sé, ma è aconfessionale, è un Dio che va bene per tutti. Quindi mantiene quelle che sono le caratteristiche fondamentali della divinità, però non ha né il volto luterano, né quello calvinista, né quello probabilmente cattolico, perché questo tipo di connotazioni sono quelle tipiche del teismo, con la T. Quindi questo essere supremo è una divinità che può e deve essere accettata da tutti i cittadini. Guardate, questa è una svolta fondamentale, perché qui per la prima volta nella storia, maniera, entro certi limiti, discutibili, per la prima volta nella storia i diritti vengono concessi a tutti quanti. E quindi, per esempio, una comunità come quella degli ebrei di Francia, a lungo discriminata, come in tutto il resto d'Europa, per la prima volta nella storia, durante la Rivoluzione francese, acquista pieno titolo di cittadinanza. Di fronte a questo essere supremo, che può tranquillamente andare bene anche per gli ebrei. E va bene non solo per gli ebrei, anche per i coloniali. Poi la parola se la rimangeranno. I coloniali neri, schiavi, discendenti degli schiavi, delle colonie francesi. E tutti gli uomini sono uguali. Non è che ci stanno uomini che sono un po' più uguali degli altri. Sulla carta, ben inteso. Sulla carta. Comunque, meglio di niente. Articolo 1. Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune. E ve l'ho già commentato questo primo articolo. Uguali e liberi. E però attenzione a questa invia di uguali e liberi, che è molto interessante, non dico contraddittoria perché non c'è contraddizione, ma è difficile, non è sempre è stato semplice tenere insieme libertà e uguaglianza. Sono due poli che, declinati in maniera diversa, danno luogo anche a ideologie, a visioni del mondo, a visioni politiche diverse. Però la possiamo accettare. Le distinzioni sociali, quindi le gerarchie, quindi quello è il presidente, quello sta di sotto, quello è un ricco mercante, quello è un semplice operaio, queste distinzioni sociali esistono in quanto sono utili alla comunità intera, cioè utili alla comunità intera, che chi ha capacità dirigenti faccia il dirigente, chi ha capacità diciamo, manuali, fabbrichi, ma non ha la visione d'insieme faccia l'operaio, è utile sia all'uno che all'altro, rispettando le dovute proporzioni, no? Quindi voi capite immediatamente che un minimo massimo di stacco, di verticalità, di gerarchia ci vuole in qualsivoglia società, anche la più giusta e la più egalitaria.
Su questo forse possiamo essere tutti d'accordo, che chi ha maggiori capacità e chi ha maggiori meriti si metta al servizio della comunità in quanto ha queste capacità, fermo restando che queste capacità vengano, come dire, appurate nella maniera corretta, che non ci vadano degli idioti al potere o nei posti di responsabilità. Detto questo, la scala sociale dovrebbe basarsi, poi il metro è quello della società borghese, quindi il metro è quello economico, e allora a me sta benissimo che un dirigente guadagni 3 volte, 4 volte un operaio comune. 3, 4 volte, non 4.000 volte di più. Voi lo sapete, nella prima settimana di gennaio si stima che un dirigente, un CEO, un manager, un top manager di questo, di quell'impresa, abbia in una settimana abbia guadagnato già quello che un operaio, un impiegato guadagni in un anno intero, in una settimana, e forse anche meno. E non parliamo del top dei top, eh? Va bene? Allora, benissimo, 3 volte di più, 4 volte di più, ma non 4.000 volte di più. Ecco lì l'utilità sociale inizia a sfuggirci, se le cose stanno in questi termini. Comunque, articolo 2, il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo, Locke. Cioè, ci mettiamo insieme, facciamo il contratto affinché i diritti che sono naturali e inalienabili, nessuno ce li può togliere, risultino rafforzati, non messi in discussione, non è che li cediamo, li rafforziamo. Quindi le istituzioni servono a garantire questi diritti, viva Dio. Gli ospedali servono a garantire come presidio sul territorio la salute pubblica, se no che ci stanno a fare? Le scuole dovrebbero servire a garantire istruzione, educazione, cultura, se no che ci stanno a fare? Questi sono, quindi, i diritti naturali, la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione. Qui non devo aggiungere nulla perché ne abbiamo parlato a lungo. Sono gli stessi del Bill of Rights, della rivoluzione gloriosa del 1688. Articolo 3. Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione. Qui troviamo un termine nuovo. Nazione è un termine di nuovo conio che troviamo nella dedicazione dei diritti dell'uomo e del cittadino e che diventerà poi un termine molto importante perché dalla Francia verrà, come dire, sdoganato e esportato in tutto il resto d'Europa all'inizio dell'Ottocento. Che cos'è la nazione? Come definiamo la nazione? Non è il regno. Una volta si parlava di regno di Francia. La nazione che cos'è? La nazione sono le persone, i cittadini. Brava, quindi hanno la stessa cittadinanza e hanno la stessa cittadinanza perché condividono, oltre a diritti politici, diritti civili, una determinata visione del mondo, hanno anche in comune la stessa lingua, la stessa cultura di base. Quindi la nazione è un concetto un po' più forte, un po' più fondato rispetto a, diciamo, dei diritti umani generici di cui godono tutti quanti. Cioè, questo discorso che stanno facendo qui riguarda l'uomo e il cittadino, fermo restando che stiamo parlando del cittadino francese e quindi dell'uomo francese. Poi è esportabile, quindi estendibile anche a altri paesi, perché se sono austriaco i diritti dell'uomo e del cittadino riguarderanno quel mondo lì, quella cultura lì. Quindi le nazioni, va da sé, si declinano in maniera diversa. Appartenere alla nazione francese piuttosto che alla nazione italiana o alla nazione tedesca presenta, giustamente, non può non essere così, delle differenze. D'accordo? Queste differenze sono appunto culturali, linguistiche, di pensiero, eccetera, eccetera. La sovranità quindi risiede nella nazione, quindi nel corpus sociopolitico, cioè nella cittadinanza che si identifica con questi valori, che poi da valori culturali, linguistici, civili, diventano anche valori politici, si traducono in valori politici. Nessun corpo o individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa.
nella nostra Costituzione è il popolo ad essere sovrano, quindi il termine è diverso, è popolo, qui invece è nazione, quindi la sovranità non appartiene al re perché gliel'ha concessa Dio. Quindi vedete, questa è una cesura, il re sta ancora lì, siamo nell'agosto del 1789, il re verrà poi, diciamo, spodestato, sarà costretto ad abdicare, verrà fatto fuori e nel 92 e decapitato nel gennaio del 93, il re sta ancora lì. Però vedete già, la logica della sovranità si è invertita, la polarità si è invertita, la sovranità emana dalla nazione, non cade giù dal cielo, da Dio, passando per la testa del re, del sovrano. E questa è la differenza tra un regno e una nazione, laddove il termine regno indica il dominio di un re che è assoluto e che esercita la sovranità per conto di Dio. Qui invece, in nome dell'essere supremo, per così dire, ce lo possiamo tranquillamente mettere in mezzo, la sovranità promana dal basso, dalla nazione, verso l'alto. La libertà, articolo 4, la libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce agli altri. Così l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti sono determinati solo dalla legge. Quindi la mia libertà si ferma sulla soglia della libertà del mio concittadino. E quindi anche la mia potenza, il mio potere si ferma, dovrebbe fermarsi sulla soglia della libertà del mio concittadino, nella misura in cui non metto in pericolo o non limito la libertà del mio concittadino, posso fare quello che credo sia giusto fare. Sono autonomo in questo. I limiti che abbiamo espresso per via teorica, quando io dico i miei limiti di azione si fermano sulla soglia dei limiti d'azione di Allegra. Ma detto così, lo capiamo tutti, però poi qualcuno potrebbe dire sì, va bene, d'accordo, ma concretamente, ecco, questo concretamente lo stabilisce la legge. La legge mi dice quali sono esattamente, di volta in volta, di caso in caso, questi limiti, con il linguaggio che è appropriato a quel tempo, a quell'epoca, a quello Stato, a quella nazione, eccetera, eccetera. Articolo 5. La legge ha il diritto di proibire le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è proibito dalla legge non può essere impedito e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina. Vi ricordate la differenza tra diritto e legge? Sì, perché l'abbiamo già studiata con Hobbes. La legge proibisce, la legge limita. Il diritto è attivo, positivo, espansivo. Ho diritto a una determinata cosa. I confini di questo diritto sono determinati dalla legge. La legge è quella che limita, quindi che proibisce. Mi dice puoi andare fino a lì. Oltre quel punto non ti puoi spingere. Puoi circolare liberamente, ma quando trovi il semaforo rosso ti devi fermare. Lo dice la legge. La legge mi dice alto là, fermo lì. Questo non lo puoi fare. Tutto ciò che non è normato dalla legge, che non è stabilito dalla legge, evidentemente è questione mia personale. Lo posso fare autonomamente. Se la legge non mi impedisce di andare in giro a fare una passeggiata, posso tranquillamente decidere di fare la passeggiata o di rimanermene a casa. Ok? Nessuno mi può dire cosa fare o non fare. Articolo 6, ma vedete, poi la legge serve per impedire le azioni nocive al corpo sociale, eh? Non è che io posso fare la legge così, campata in aria. La legge deve avere quel senso lì, cioè tu mi devi dimostrare che quella legge è fatta per giovare, cioè va a comprimere, ogni legge comprime un diritto. Se il diritto è la potenzialità massima espansiva, fare quello che io ritengo giusto o ritengo di dover fare, la legge comprime in qualche maniera il mio diritto. Ma questa compressione dei diritti, questa delimitazione dei diritti, deve essere motivata con il bene
della società deve essere motivata, cioè mi devi dimostrare che va a vantaggio della comunità, se no non hai titolo a fare, a emanare quella legge. Articolo 6, la legge è espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere personalmente o mediante i loro rappresentanti alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga sia che punisca. Tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, cioè a tutte le cariche, a tutti i mestieri, a tutte le professioni, posti e impieghi pubblici, secondo la loro capacità, secondo il loro merito, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti. È il principio che vi dicevo prima. Chiaro? Quindi, legge. Abbiamo detto che la legge è il limite del diritto individuale. La legge deve essere fatta per tutelare gli interessi della società tutta. Ma chi è? Uno potrebbe dire, sì, va bene, questo l'abbiamo capito. Ma chi è poi, alla fin fine, che scrive la legge? È sempre la nazione, è sempre il popolo che esercita questo potere o direttamente, in quel caso si parlerebbe di democrazia diretta, anche se questa non è esattamente una costituzione democratica, anzi non è una costituzione democratica in ultima istanza, se per democrazia intendiamo il suffragio universale, oppure attraverso i rappresentanti, e questo è il sistema parlamentare, indiretto, cioè il popolo, la nazione, sceglie i rappresentanti che siedono nell'assemblea legislativa, che sono coloro i quali, su nostra indicazione, su nostra delega, nostra dei singoli individui, scrivono le leggi, che poi però impegnano tutti quanti, una volta scritte. Tutti hanno uguali diritti, e qui si parla, vedete, di posti, impieghi pubblici, e dignità, e l'unica distinzione tra un posto e l'altro è la capacità personale, quindi il merito, come vi dicevo prima, nella logica della pubblica utilità. È utile avere una persona capace come dirigente? Utile nel senso, capace nel senso, capace a fare il dirigente va da sé. Se quello è capace a fare il medico, che faccia il medico? Se quello è votato alla meccanica, che faccia il meccanico. Questa è una funzione fondamentale dell'avviamento professionale, del valore di istruzione delle scuole, almeno dovrebbe essere. Prego. Ovviamente questa è una dichiarazione scritta da persone che sono consapevoli di avere avuto dei problemi, di non essere state riconosciute per i loro valori, perché il cittadino comune non lo saprà mai, si è portato per fare il magistrato, perché se nasci contadino resti contadino in quella società. Perciò, dicevo, questa è stata scritta da persone che venivano magari da un ceto sociale più basso e che, essendo state riconosciute per il loro valore, essendo state screditate per il fatto che non fossero di stipio, di sangue giù, non familiare, alla fine hanno scritto questo dicendo anche noi siamo uguali e per le nostre capacità meritiamo di occupare gli stessi posti che occupavano gli altri. Sì. Che decantavano di avere sangue giù, no? Cioè, qui di popolare c'è molto poco. Allora, Alessandra, questa è una svolta rivoluzionaria. Attenzione, se noi vogliamo lavorare sull'uomo, quindi lavorare sulla materia antropica, per così dire, lavorare sulle coscienze, non possiamo immaginare tempi brevi, dobbiamo immaginare tempi medio-lunghi. Che cosa vuol dire? Che io posso pure dire che sulla carta siamo tutti uguali, ed è già un passo avanti, non indifferente. Ma prima di mettere effettivamente in condizione tutti quanti di potersi giocare le loro carte, dal punto di vista culturale, professionale, di avviamento a questa o a quella funzione pubblica, eccetera, eccetera, di consapevolezza, di acqua sotto i ponti ne deve passare parecchia, nel senso che politica e pedagogia formano, dai tempi della Repubblica di Platone, della Politeia, un binomio indissolubile. E allora, non è che questi sono così ingenui da pensare al fatto che, una volta scritta questa Costituzione, che poi rimarrà in vigore un paio di anni,
poi ne verrà scritta un'altra, verrà integrata, no? Verrà cambiata e così via. Non è che sono così ingenui da pensare che, messo nero su bianco, che siamo tutti uguali, da domani il figlio del contadino analfabeta avrà accesso anche lui, per motivi così miracolosi, soprannaturali, surreali, alle cariche più alte, agli uffici più alti. Evidentemente di acqua sotto i ponti ne dovrà passare parecchio. Però, messo nero su bianco, già significa molto. Aspetta, lo so, tu sempre stai spoilerando, come diciamo l'altra volta. A mettere nero su bianco questa Costituzione sono persone culturalmente elevate, notai, avvocati, fondamentalmente avvocati, e nobili aristocratici illuminati con cultura, diciamo, a prova di bomba. Sono personaggi imbevuti di cultura illuministica, anche sono gli ultimi arrivati. E però sono tutti quanti esponenti o dell'aristocrazia illuminata, o della media alta borghesia, o anche della piccola borghesia di provincia, ma hanno alle loro spalle una formazione culturale non indifferente. Non è che ci sta un contadino tra di questi, non ci sta il mugnaio, non ci sta il fattore, va da sì, né c'è il parroco di campagna. Ci sono questi personaggi. E tu mi dici, è un po' autoreferenziale? No, in realtà loro stanno pensando, probabilmente in buona fede, io immagino una buona fede, questi ci credono veramente, stanno pensando anche all'ultimo, anche se saranno convinti del fatto, siccome non sono, immagino che non fossero così ingenui, che di acqua sotto i ponti ne dovrà passare parecchia. E però già il fatto che di fronte a un giudice siamo tutti uguali, questo significa, perché hai detto bene, non devi pensare a quello che viene dopo, devi pensare a quello che era stato prima, mettendoti nei loro panni. Questi stanno abolendo, avevano abolito qualche settimana prima il sistema feudale, quindi quelle barriere rigide per cui se tu nasci contadino, tuo figlio sarà contadino, tuo nipote sarà contadino e tu lo rimarrai di generazione in generazione per sempre. E il privilegiato, quello che è il sangue blu, anche se è un perfetto idiota, occuperà sempre le cariche alte. Farà l'ufficiale se sta nell'esercito, farà il giudice o avrà responsabilità di governo provinciale o nazionale, se invece si occupa di pubblica amministrazione, eccetera, eccetera, eccetera. Fondamentalmente loro sono consapevoli del fatto che a poter aspirare le cariche alte saranno loro borghesi. Questa è una rivoluzione borghese, questo è un testo borghese, questa è la critica che poi farà Marx. La critica di Marx a questa dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino sarà, ma dovranno passare ancora molti decenni, una critica piuttosto feroce, e dirà sì, vabbè, bravo, l'hai detto, ma messa in questa maniera mi stai turlupinando, stai ingannando la gente, se non unisci anche l'elemento economico, se non dai condizioni materiali egalitarie per tutti quanti, se non cambi la dimensione del lavoro, se i mezzi di produzione rimangono nelle mani di pochi, non stai facendo altro che sostituire una vecchia elite con una nuova elite. Ma la logica del rapporto oppresso-oppressore, cioè chi comanda e chi obbedisce, rimane la stessa. Ci sarà sempre chi comanda e chi obbedisce, soltanto che prima stabilire chi doveva comandare era il sangue blu. D'ora in poi sarà il denaro, sarà il capitale, sarà la proprietà di questa o di quella azienda, di questa o di quella terra, eccetera, eccetera. Questa sarà la critica, in estrema sintesi, che muoverà Marx. Uno, ha senso anche questo, ma prima cerchiamo di capire questi principi, poi bisogna vedere come vengono utilizzati, nel senso che Marx sulla lettera di questi principi non può non essere d'accordo. Siamo tutti uguali, bisogna vedere che cosa significa essere uguali davanti alla legge. Sul fatto che abbiamo tutti gli stessi diritti, siamo tutti d'accordo, benissimo. Però nessuno mi potrà convincere, ci potrà convincere, perché è un'aperta menzogna, una contraddizione in termini, che quel signore che qualche giorno fa è dovuto andare a bussare ai carabinieri, padre di famiglia, dicendo mi sono consegnato, non voglio diventare un ladro, ma io sto morendo di fame, non ho niente da mettere sul tavolo per i miei figli, aiutatemi voi, se no divento un ladro, non voglio diventare un ladro. E i carabinieri gli hanno offerto il pranzo, gli hanno fatto la spesa, poveracci, che possono fare i carabinieri? Che altro possono fare? O come la vecchina
che a Natale chiama abbandonata da sola, chiama la polizia per aver compagnia. Ecco, se la realtà sta in questi termini, e sta in questi termini, nessuno mi convincerà che quel padre di famiglia sente di avere e ha effettivamente gli stessi diritti che ha qualche potente o uno di questi lacchè al servizio dei potenti che occupano i posti chiave nella vita pubblica, eccetera, eccetera. Chi potrà mai affermare una cosa del genere? E quindi, alla luce di questa effettiva situazione, adesso ho fatto un esempio tratto dalla contemporaneità, ma se lo riportiamo indietro, i termini del discorso, grosso modo, sono gli stessi. Alla luce di questa situazione, il signor Marx ci dice, ma quali uguali? Ma di che stai parlando? Anzi, peggio, questa è propaganda, mi stai pure ingannando. Va bene? Un altro sovrano, il denaro. Però, Alessandra, pazientare, nel senso che tu non devi valutare la bontà di questi principi in relazione al dopo o, peggio ancora, un dopo che non si è realizzato in termini effettuali. La devi valutare in base a un prima. E in base a un prima, che lo stesso Marx si toglie il cappello e dice, benissimo, se non ci fosse stata la rivoluzione borghese, non sarebbe nato il capitalismo, e senza capitalismo, senza quel tipo di società, non potrebbe nascere il socialismo. Cioè, la storia è fatta di sintesi successive, di passaggi, di gradini che vanno saliti uno dopo l'altro. Se questo dunque è il primo, o dal punto di vista di Marx, il penultimo gradino, prima del socialismo, viva la rivoluzione francese, perché ha un compito di indirizzo, di mezzo per arrivare lì. Chiaro? Dipende dalla prospettiva. Però chi può mettere in discussione questi principi? Non è una questione di zona grigia, tu prendila come un iter, un sentiero, ma mi dirai un'altra cosa, che purtroppo siamo tornati a questa, a una situazione in cui questi principi, che si sperava i vostri genitori, la generazione dei vostri genitori speravano, mi riferisco a questi principi riformulati, integrati e scritti poi nella Costituzione del 48, si sperava che la Costituzione era un laboratorio in fieri. Io posso proclamare che siamo tutti uguali, ma poi lo devo realizzare effettivamente. Ecco, la perfezione non esiste, l'utopia è stata in un altro cielo, ma diciamo che anni 50, anni 60, 70 del XX secolo, quella generazione lì, quella dei boomer, baby boom, quelli nati dopo la Seconda Guerra Mondiale, ci hanno sperato e avevano ragione di poterci credere, di poterci sperare. Non era perfetto, tutt'altro che perfetto, figuriamoci. Problemi a non finire a IOSA, però avevano in prospettiva la speranza legittima, sensata, di poter arrivare a rendere più effettuali, più reali, più calati nella realtà questi principi. Oggi voi non avete questa speranza, le generazioni che ci sono oggi verranno spazzate via, questi diritti sempre più di carta rimarranno, o sempre più suoneranno come propaganda e inganno alle vostre orecchie, alle orecchie di chi ha un minimo di coscienza morale, di intelligenza, un minimo, che poi quando facciamo i conti con la realtà, chi di noi, riprendendo in mano il testo della Costituzione e parlando dei diritti, chi di noi si sente tutelato nei suoi diritti? Chi? Chi? Oggi la vostra e le precedenti, ma anche la mia generazione, io vivo in una generazione a cavallo in qualche maniera, io mi ricordo lo stato sociale, mi ricordo un'epoca in cui ancora si poteva sperare, ma già da quando io ero giovane uomo, diciamo, già la parabola era declinante. Non pensavo che arrivasse a questo punto, adesso siamo in fondo al pozzo. Io il corso della mia vita... E io ho assistito a questo progressivo declino di diritti che all'epoca poi sottovalutavo, non capivo nemmeno, ero giovane, non mi interessava fino a un certo punto, per carità.
quando vi volete a vostra. Però, insomma, mi sentivo entro certi limiti tutelato. Oggi, no. Articolo 7. Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi contemplati dalla legge. Questo è l'habeas corpus, vi ricordate? Coloro che promuovono, trasmettono, eseguono e fanno eseguire ordini arbitrari debbono essere puniti, ma ogni cittadino chiamato o arrestato in forza della legge deve obbedire all'istante. Egli si rende colpevole resistendo. Cioè, lo Stato, la forza pubblica, può mettermi le mani addosso, habeas corpus questo vuol dire, mi può negare la libertà psicofisica, mettere in carcere, solo in forza della legge. Quindi con un mandato scritto dal giudice che fa riferimento a un articolo di legge ben preciso. E io posso essere condannato soltanto in forza di una sentenza in un tribunale dove è stata pienamente appurata la mia colpevolezza. A quel punto devo chinare la testa. Non sto chinando la testa di fronte al giudice, a Pinco Pallino, al giudice come persona, ma alla legge. Cioè il giudice in quel momento rappresenta la legge. Quella è la sua funzione pubblica. D'accordo? Però questo mi tutela da ogni possibile arbitrio. Cioè nessuno può, in maniera arbitraria, senza dovermi rendere conto, mettere le mani addosso. Ci vuole il mandato. Altrimenti è, avete presente il reato di abuso di ufficio? Quando io, dall'alto della mia autorità, mi macchio di un atto di prepotenza, di arbitrio. Per fare una cosa o per fare i miei interessi, come quella signora che degli appalti truccati che vi dicevo prima, no? Articolo 8. La legge non deve stabilire che pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in forza di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata. E questo articolo 8 parla con la voce di Cesare Beccaria, parla la lingua di Cesare Beccaria. Cioè, la pena non è così punitiva, fine a se stessa, non deve mortificare l'anima e il corpo del detenuto. La pena dovrebbe essere riabilitativa e deve essere comunque strettamente legata alla necessità del momento. Cioè, io ti metto in carcere, ti privo della libertà, dopo sentenza motivata, nella misura in cui tu rappresenti un pericolo per la società. Ma questo non vuol dire che ti debbo torturare a sangue o ti debbo, come dire, frustare tutti i giorni. Cioè l'esibizione della violenza o della forza bruta sul corpo del detenuto è assolutamente illegale, insensata, disumana, eccetera, eccetera. Anche qui si parla di pubblica utilità. E la legge deve essere sempre stata stabilita prima. Non è che posso far valere delle leggi in maniera anteriore. Questo è un principio sacrosanto del diritto, no? Non è che se io faccio una legge domani la legge la posso rendere retroattiva. Quindi dire, ah, lei 10 anni fa ha fatto questa cosa, all'epoca non era reato perché la legge era diversa, oggi ho fatto una nuova legge e punisco lei di quello che aveva fatto 10 anni prima in forza della legge che ho fatto oggi. Non ha senso, però a volte purtroppo, Teresa, molti ignorano anche questo principio, a volte le leggi sono fatte anche in maniera retroattiva. Articolo 9. Essendo ciascun cittadino presunto innocente finché non è stato dichiarato colpevole, quando è necessario arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla legge. Botte, sgarassoni, torture, tutto questo non è previsto. Fermo restando che il cittadino che è stato arrestato è innocente fino a prova contraria. Torniamo sempre al principio, quello di Beccaria. Non che è colpevole, si deve discolpare. È innocente ed è a carico dello Stato, del pubblico ministero, dimostrare in maniera indubitabile la sua colpevolezza. Se c'è un dubbio, è assolto. L'antico voto di Atena, insomma, no. Io posso essere scarcerato, scagionato per mancanza di prove, per insufficienza di prove.
D'accordo? Gli indizi non sono prove. Quindi io sono innocente veramente fino a prova contraria. Anche questo, messo nero su bianco, non è cosa di poco conto. Articolo 10. Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose. Tu sei ebreo, tu sei luterano, tu sei cattolico in una maniera, lui è cattolico in un'altra maniera. Siamo tutti uguali. Non devo essere molestato, non posso essere perseguito per questo, purché la manifestazione di esse non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla legge. Vabbè, se sono un praticante del culto della Dea Kali, la Dea Kali mi ordina di assassinare ritualmente il mio vicino, evidentemente questo non lo posso fare e non posso macchiarmi di un simile crimine. Va bene? Quindi tutti uguali davanti alla legge, tutte le religioni vengono riconosciute e anche libero manifestare liberamente le proprie opinioni, in pubblico, tra parentesi. Articolo 11. La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo. Ogni cittadino può parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo rispondere dell'abuso di queste libertà nei casi determinati, sempre dalla legge. Cioè, io posso parlare liberamente, esprimere liberamente il mio pensiero, però, per esempio, non posso calunniare apertamente una persona, magari un mio nemico politico, non lo posso accusare di cose senza delle prove, insomma, fermo restando che il giornalismo investigativo è cosa buona e giusta, purché evidentemente svolga il suo mestiere nei limiti della legge. Quindi io magari diffondo delle informazioni, se queste informazioni non sono coperte da segreto di Stato o non violano i diritti della persona, entro quei limiti lo posso tranquillamente fare. E il tribunale poi che stabilisce se sono andato oltre, ho violato i diritti della persona o meno. Non posso diffamare, né posso tantomeno dichiarare il falso. Procurato allarme, non so, io me ne esco sul giornale con un titolo a quattro colonne in cui do una notizia falsa o do una notizia che può anche starci, ma formulata in una maniera allarmistica e così via, posso essere inquisito e perseguito per procurato allarme. Articolo 12. La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino rende necessaria una forza pubblica, certo. Questa è dunque istituita per vantaggio di tutti e non per l'utilità particolare di coloro ai quali è affidata. Quindi non dobbiamo poi abusare di questo potere. Come sta scritto sugli sportelli delle macchine della polizia americane, la polizia è lì to serve and to protect l'intera comunità, non i bianchi sì e i neri no, eh? Evidentemente, o i rossi sì e i verdi no, mettiamola così. Articolo 13. Per il mantenimento della forza pubblica e per le spese dell'amministrazione è indispensabile un contributo comune, le tasse. Esso deve essere ugualmente ripartito tra tutti i cittadini, in ragione delle loro sostanze, quindi deve essere proporzionale. Se tu hai un reddito di 100.000 euro, dovrai pagare in proporzione 100.000 euro. Se tu non hai nulla, nulla. Zero, percentuale su zero è zero, voglio dire. D'accordo? E quindi le tasse servono al mantenimento della forza pubblica, della pubblica amministrazione, della burocrazia, che dovrebbe essere, che deve essere, deve, quindi è un deve morale, è un dovere morale, evidentemente, al servizio della comunità, al servizio della nazione, non al servizio dei soliti noti. Ma poi dipende che uso. Dipende che uso fai dei soldi delle tasse. Sì, però insomma le leggi precedenti era anche chi non pagava. Certo, brava. E questo era il motivo per cui erano stati convocati gli stati generali. Certo. Articolo 14. Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare da se stessi e per mezzo dei loro rappresentanti la necessità dei contributi pubblici, di consentirli liberamente, di controllarne l'impiego e determinare la quota, la distribuzione, l'esazione e la durata. Possiamo dire anche qui, no taxation without a representation, è sempre il solito principio che conoscete perfettamente. Però questo è interessante, cosa che noi non facciamo mai, anche perché il nostro è un mondo estremamente complesso. Cioè noi abbiamo il diritto, dobbiamo, e il dovere di controllare come diavolo vengono spesi i soldi delle nostre tasse a livello comunale, a livello provinciale, a livello regionale, a livello nazionale e in teoria anche a livello europeo, visto che adesso c'è un super livello che è quello europeo.
Come sono stati spesi? Come vengono spesi i soldi delle tasse? Sono per l'utilità pubblica? Sì, no? Altrimenti, se ritengo che quella legge sia iniqua, che ci sia stata una forma di corruzione, nello spendere quei soldi favorendo Tizio piuttosto che Caio, io posso e devo astenermi da tirare fuori i soldi delle tasse. Ma quindi in realtà che cosa si dovrebbe fare? Si dovrebbe proporre un determinato periodo di tempo, che ne so, un mese, due mesi, un anno, in cui un determinato piano di tasse venga speso solo per quel settore? Tipo, che ne so, questi sei mesi ci occupiamo della sanità. Allora, no, funziona così, Alessandra, dovrebbe funzionare così, anche se oggi è tutto stravolto. I rappresentanti del popolo, o della nazione, per usare il loro gergo, eleggono, allora i cittadini eleggono i rappresentanti. I rappresentanti siedono in Parlamento, di volta in volta, oggi esiste fondamentalmente la legge finanziaria. La legge finanziaria è la legge più importante, si fa in genere in autunno-inverno, entro la fine dell'anno solare, ed è la legge di programmazione di spesa per l'anno successivo. E quindi i rappresentanti del popolo, chiamiamoli così, con certo beneficio di inventario, decidono come ripartire le risorse dello Stato, che sono state raccolte o che si prevede verranno raccolte attraverso le tasse, quell'anno passato e l'anno successivo. Considera che la dichiarazione dei redditi è sempre relativa all'anno precedente, quindi bisogna fare dei conti abbastanza complicati. Comunque, ogni anno abbiamo un certo budget. Questo budget è il Parlamento a suddividerlo, tot per cento lo diamo alla sanità, tot per cento lo attribuiamo alla scuola, tot per cento lo attribuiamo all'esercito, alle armi, alla difesa, eccetera, eccetera, eccetera. E all'interno della legge finanziaria o con altre leggi viene stabilito poi come effettivamente verrà speso questo denaro, cioè la percentuale che abbiamo assegnato alla sanità pubblica. Come la spendiamo? Aumentiamo i salari al personale sanitario, per esempio, assumiamo più medici, creiamo più posti letto o a malapena ci basta per pagare il salario a quelli che sono già in... eccetera, eccetera. E quindi si chiama legge finanziaria. Il controllo si esercita così attraverso i nostri rappresentanti, nel senso che se i nostri rappresentanti non ci soddisfano, li possiamo e li dobbiamo mandare a casa. Poi c'è un'altra funzione fondamentale, che è il controllo che esercita l'opinione pubblica. E l'opinione pubblica si manifesta, o dovrebbe manifestarsi, attraverso i media, attraverso la stampa, fondamentalmente. Come dicevo l'altra volta, la stampa è il cane da guardia del potere, perché dovrebbe fare gli interessi dei cittadini, dovrebbe denunciare, guarda che hanno fatto questa legge, dobbiamo essere informati, se tu non sei informata come fai a controllare? Guardate che è uscita questa legge non va affatto bene, questi sono i motivi per cui la legge è critica, 1, 2, 3, 4. E a questo punto l'opinione pubblica può esercitare pressione, manifestazione di piazza, raccolta di firme, dico per dire, per far ritornare il legislatore sui suoi passi, se la cosa è molto grave. Oppure, estrema razio, alla prossima tornata elettorale, il tizio partito, la parte che ha disatteso le mie aspettative, le ha tradite, nella quale io non mi riconosco perché i soldi vengono gestiti secondo visioni politiche che non sono le mie, io non li voto. Questi sono gli strumenti sulla carta. Che poi questi strumenti siano realmente efficaci, e questo è molto discutibile, oggi a maggior ragione. Articolo 15. La società ha diritto di chiedere conto a ogni pubblico ufficiale della sua amministrazione. Siamo servitori dello Stato, noi dobbiamo rendere conto, non è che è il cittadino che deve rendere conto all'autorità. Sì, se viola la legge, evidentemente sì. Ma sono coloro i quali occupano cariche pubbliche a dover rendere conto alla cittadinanza. Come ho agito? Perché ho agito così? Trasparenza, eccetera, eccetera. Articolo 16. Ogni società nella quale non sia assicurata la garanzia dei diritti e determinata la separazione dei poteri non ha costituzione.
separazione dei poteri obbligatoria, già la conoscete, la tripartizione dei poteri e garanzia dei diritti suddetti. Articolo 17, la proprietà, essendo un diritto inviolabile e sacro, non potrà essere tolta in nessun caso, salvo quello in cui la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga chiaramente e sempre con la condizione di una precedente giusta indennità. Quindi la proprietà privata è sacra e va difesa per legge. Non ti posso espropriare un terreno, un immobile, se non per un superiore interesse pubblico, fermo restando che ti do una giusta mercede, cioè lo riscatto adeguatamente io Stato. Nell'articolo 15 la questione delle pubbliche amministrazioni, no, da controllare, è sempre un po' questo problema di cui parliamo spesso, cioè la selezione delle classi dirigenti, no? Però chi controlla chi effettivamente, che fa, si controlla da soli, chi controlla, chi controlla? Allora, in una liberal democrazia, attenzione, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino è un documento preliminare. Quando poi verrà scritta la Costituzione del 91, adesso lo vediamo, quindi questo è un documento preliminare del 1789, nel 91 entrerà in vigore la Costituzione del 91, perché i deputati dell'Assemblea Nazionale Costituente, dopo aver emanato questa carta, si metteranno all'opera per tradurre questi principi in un ulteriore documento che è la Costituzione, che poi dovrà essere effettivamente messa in atto, messa in pratica. Questa Costituzione del 91 sarà una Costituzione liberale, ma non democratica, nel senso che a partecipare delle decisioni politiche saranno un non così ristretto, ma rispetto a prima molto ampio, però insomma ristretto se lo paragoniamo al suffragio universale maschile, quello femminile ancora nella mente di Dio, così dire, quindi un ristretto numero di elettori. Quindi saranno cittadini attivi e cittadini passivi. I cittadini attivi sono quelli che hanno pieno diritto politico, cioè possono votare ed essere eletti. Un sistema di votazioni che assomiglia un pochino a quello attualmente in forza al diritto statunitense, no? Per cui si vota, per esempio, per il Presidente degli Stati Uniti attraverso delle sessioni successive, cioè la base sceglie alcuni delegati, alcuni rappresentanti, questi rappresentanti a loro volta scelgono altri rappresentanti che infine sceglieranno il Presidente degli Stati Uniti, d'accordo? Quindi per interposta persona. E vabbè, quindi liberale sì, pienamente democratica no, nel senso che i cittadini passivi godono dei diritti civili, sono uguali davanti alla legge, ma non hanno diritti politici. Quindi fermo restando che non è democratica, in società democratica pienamente efficiente, le varie componenti debbono funzionare in maniera organica, salutare, all'unisono. Quindi c'è bisogno di tutte le componenti. Se una di queste componenti non funziona bene, è un po' come gli organi del corpo umano. E se il fegato non funziona bene, questo malfunzionamento del fegato va anche a carico del pancreas o dell'intestino o dello stomaco, dico per dire, e viceversa. E allora la pubblica opinione, la cultura, il giornalismo, i media devono fare la loro funzione, devono svolgere la loro funzione. Se sono tutti quanti corrotti o sono in gran parte corrotti, vuol dire che non funzionano bene. E la pubblica istruzione deve svolgere la sua funzione per formare dei cittadini consapevoli, all'altezza di prendere decisioni, di capire la complessità, di essere sensibili al discorso della politica. Allora, veniamo al giorno d'oggi. Io dico che tutti gli uomini sono uguali e oggi sulla carta tutti quanti abbiamo gli stessi diritti, anche politici. Cioè il mio voto vale uno e il suo voto vale uno. Va bene? Quindi sulla carta abbiamo i diritti politici pienamente realizzati e così via. Ma se chi vota o i più non hanno una minima coscienza politica, non hanno accesso a un'informazione veritiera o almeno degna di nota o almeno in buona fede, varia, eccetera eccetera, non hanno accesso ai gradi più alti dell'istruzione, non hanno alcun interesse poi per la politica, che vivono in un mondo parallelo, ma che democrazia è? Ma di che stiamo parlando? Formalmente sì, ma di fatto no. Quindi la necessità del cambiamento, dell'adeguamento in termini realistici, antropologici, eccetera, eccetera,
è fondamentale. E questo è dimostrato, questo tipo di argomento è dimostrato da quello che sono riusciti a fare. Allora, prima stavamo parlando lì delle cose in più, vi cadono in testa come delle pere, può stare sotto l'albero improvvisamente, però, ripeto, a questo degrado ci siamo arrivati non dall'oggi al domani, parliamo di un declino lento che si è andato protraendo per più di un quarto di secolo, non è una cosa dell'altro ieri, ma insomma se lei oggi si scandalizza, e ha ragione a scandalizzarsi di determinate cose, è perché anno dopo anno, io sono testimone perché l'ho vissuta questa storia, i vostri colleghi degli anni precedenti, come voi adesso, si sono totalmente, ma voi siete incolpevoli, per carità, generazione dopo generazione, si sono progressivamente disinteressati, sono stati poi volontariamente allontanati, voglio dire, si parla di una forma di servitù volontaria, quel libro di Etienne de la Boétie, della servitù volontaria. Allora, se noi non abbiamo coscienza politica, se noi non facciamo valere i nostri diritti, se noi siamo chiusi in una specie di individualismo autoreferenziale, in cui ci interessiamo un po' di cose assolutamente astratte, virtuali, ridicole, ma chi si meraviglia, chi può poi cadere, dice, ah, ma come, ma questo non è giusto, ah, adesso te ne rendi conto, certo, adesso te ne rendi conto quando tocca a te, no? È un testo che è attribuito a Bertolt Brecht, anche se non è stato Bertolt Brecht, il grande drammaturgo tedesco degli anni 30, poi fugge di fronte all'incalzare del nazismo, no, che recita, per primo vennero a prendere gli oppositori politici perché, ma io non ero di quelle idee, dunque mi sono guardato da alzare un dito. Poi vennero a prendere i comunisti perché erano comunisti, ma io non ero comunista e non ho mosso un dito. Poi vennero a prendere gli ebrei, ma io non ero ebreo, che mi importa? Non ho alzato un dito. Alla fine vennero a prendere me, mi guardai intorno per lamentarmi, per cercare aiuto, non c'era più nessuno. Ed è esattamente quello che è avvenuto, che sta avvenendo adesso. Quando poi tocca a te, quando sei tu che stai per morire e vai in ospedale e ti chiudono la porta in faccia, o quando accompagni tuo nonno moribondo lì e vivi quello shock, poi sì che ti arrabbi. E che fai? Come fanno adesso? Dai un cazzotto al naso, la mia ex aluna che fa il medico si è ritratta in una fotografia con il volto tumefatto, si è presa un pugno in faccia. No, una persona, un esagitato, disperato, ignoranti, disperati, che arrivano lì e il tuo parente sta morendo, è morto, e la colpa ti scarichi in quel momento, la violenza, perché prima non c'eri con la testa, che ti importa? Finché non ti tocca direttamente. Alla fine la violenza esplode e il cazzotto lo dà in faccia a quello lì che sta con 2.000 euro con la partita IVA, con dei turni massacranti a pronto soccorso, te la prendi con quello. Un povero disgraziato quando un altro povero contro un altro povero disgraziato. E il potere è sempre lì. I colpevoli stanno sempre lì, ma tu non li vedi. Cane mangia cane, vi dovete scannare tra di voi. I poveri contro i più poveri. Come è sempre avvenuto contro le minoranze e sta avvenendo ancora oggi. Questo non mi riguarda, chi se ne frega. Ma se non facciamo fronte comune per il rispetto dei diritti, se non esigiamo che i nostri diritti vengano rispettati, se non ci interessiamo della politica, della cosa pubblica, loro comunque si interesseranno a noi. Loro faranno i loro interessi. Non ci piove, è sempre stato così dai tempi degli egiziani e sarà sempre così. E adesso hanno vinto, la partita l'hanno vinta. Stiamo vedendo l'albeggiare di una visione problematica, aperta, deficitaria, ma ben inteso, geniale, rivoluzionaria all'epoca. Ti ho detto, vi ho detto, il confronto lo dovete fare con quello che c'era prima. Adesso siamo in una parabola declinante in cui ci rendiamo conto che questi principi che prima speravamo potessero diventare sempre più diffusi, sempre più in difesa dei nostri figli, di voi, dei figli dei nostri figli, oggi questi ormai si stanno, come dire, dileguando, scegliendo come neve al sole. E questo è il punto fondamentale. E questo punto fondamentale passa per la scuola, ed era quello che vi dicevo all'inizio.
anche se il discorso sembrava che non c'entrasse nulla, invece c'entra. Ti tengo fino a 18 anni in una specie di bambagia, dopodiché finisce, time out, e ti butto lì nel mondo universitario, dove uno su 10 arriva alla fine del percorso, se ci arriva, gli altri si perdono per strada, e tra i 20 e i 30 anni ti aggiri in una specie di limbo, in una società completamente strana, e te la dovresti vedere da solo. E molti non ce la fanno, rimangono a carico della famiglia, ma le famiglie ormai non ce la fanno più a sostenere questo, lo stato sociale, non ce la fanno più a supplire quello che prima ti dava lo Stato. Quello che le generazioni precedenti hanno messo da parte, l'hanno messo da parte grazie a una sanità che funzionava, a una pubblica amministrazione che funzionava. Se io mi devo pagare da solo le cure, o se io devo pagare la scuola privata a mio figlio, e io non ce la faccio poi a pagare anche la badante per la nonna quando diventa vecchia, perché non c'è un servizio pubblico, non ce la faccio a pagare il viaggio di istruzione o il corso di lingue a mia figlia o a mio figlio, e anzi assistiamo a una nuova forma di proletarizzazione. Il figlio o la figlia a 18 anni va a fare la cassiera al supermercato, perché non mi posso permettere di mandarti a studiare, di pagarti gli studi, andate a affittare una camera a Roma o a Milano, poi ve ne accorgete, altro che Stanford, ecco, Cambridge, rette del genere, a parte pure le tasse universitarie dell'università pubblica arrivano fino a un massimale di 3.600 euro, se hai un reddito particolarmente alto, poi è legato all'ISEE, il famoso ISEE. Ma comunque, al netto di questo, tu a un certo punto, io non so, non mi posso permettere di pagarti gli studi, ma ho bisogno di te, che tu vada a lavorare, perché il mio stipendio non è più sufficiente per pagare la rata del mutuo, per pagare l'affitto, quindi cara mia, vai a lavorare. Che posso fare? Vai a lavorare a fare che cosa? Che non sai fare nulla. Cioè, capite? Assumo i ragazzi più giovani, li sfruttano, perché ovviamente magari a volte anche i proprietari delle attività non si trovano in condizioni di fare chissà che tipo di cifra, no? Questi ragazzi. Quindi li sfruttano, alcuni ne approfittano, alcuni davvero non possono, e poi si lamentano del fatto che i ragazzi non vogliono lavorare perché se ne vanno. Ma sì, ma questo è un, come dire, una specie di lamentazione che conosciamo perfettamente. Ti dico male, grazie a te. Lo so, però capito, ovviamente non è che la scuola da sola può fare qualcosa, lo vedi poi come è diventata la scuola. Però ecco, è per dirti, se quell'organo, allora mettiamo la scuola è il fegato, la sanità è l'intestino, adesso dico delle stupidaggini, la pubblica amministrazione è lo stomaco, la difesa è il pancreas, il giornalismo è, che ne so, i polmoni e il cuore, dico sempre per dire. Allora, se gli organi non funzionano all'unisono, se non svolgiamo ciascuno la nostra parte, se piano piano la società perde pezzi, e poi abbiamo le conseguenze che abbiamo. Cioè, possiamo invocare tutti i principi che ci pare, ma guarda, il primo elemento, quello fondamentale, è la consapevolezza di avercelo un diritto.